voglio vivere in un videogioco, per capire se la vita è un gioco. Ho scelto questo pezzo prima di tutto perché credo molto in questo pezzo e poi perché penso che coinvolga un po' tutti. Parlo della tecnologia e dell'impatto emotivo che può avere su una persona. La tecnologia è parte integrante della nostra generazione, ad oggi è difficile rinunciarci. Game Over è un pezzo personale, significa la fine poi, però è l'inizio di un futuro ancora sconosciuto. E la scelta di questo pezzo perché mi rappresenta molto. Diciamo, questo pezzo è nato per pura casualità, tra l'altro dentro a questo studio di Ore 25, ed è nato perché io continuavo a cantare su questo riff musicale down, 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 e da lì abbiamo poi costruito sia la melodia vocale che tutto il testo e il significato, il senso. Dire che non ho sentito troppa competizione, ho solo vissuto bene quell'esperienza, devo dire che è stata davvero adrenalinica, piena di soddisfazioni, un po' stancante, però sono stata benissimo. Per le prossime selezioni sto studiando molto, sono molto concentrata e siamo qui in studio proprio per preparare sia gli outfit, lo stile, la canzone. E cerco di andare avanti per la mia strada, non fermandomi. È tutto adesso. Mi ha colpito tantissimo questo pezzo, è nato con davvero pura casualità. Mentre il mio direttore artistico Davide Fraraccio scorrevamo sulle playlist nel computer, mi ha fatto sentire Tutto adesso, io ho detto no, facciamola, riarrangiamola perché è bellissima. Parla proprio di una ribalta personale, di qualcosa che vuoi conquistare e prenderti con tutta te stesso, e mi ha colpito tanto e l'ho cantata. Spero molto di fare una collaborazione con Dodi, ho avuto il piacere di aprire un suo concerto quest'estate in Sicilia ed è stata un'esperienza veramente piena di adrenalina e davvero bella. Un bacio a Dire Giovani, grazie, ciao!